Buonasera professor Coci, grazie per aver accettato questa videochiamata. Finalmente riusciamo a parlarci dopo. Buonasera, buonasera, grazie a lei. Sono molto molto contento perché quando si può parlare di letteratura giapponese, in particolare di letteratura giapponese contemporanea, che non riguardi Murakami Haruki e Yoshimoto Banana, per quanto mi piacciono moltissimo questi autori, li leggo, sono molto contento perché è chiaro che si riesce poi, almeno il desiderio è quello di riuscire poi a coinvolgere il grande pubblico, i lettori, a non interessarsi solo a questi due autori importanti della letteratura contemporanea, ma di andare anche oltre. Esatto, era proprio questo l'intento, no? Che ci eravamo prefissi. Vabbè, lei è professore all'università, traduttore, yamatologo, quindi non c'è persona più adatta per illustrarci l'opera di cui andremo a parlare oggi, che è il quaderno Canguro di Abe Kobo. Però prima di passare proprio all'opera nello specifico, volevo un po' capire alcune cose, del tipo, sicuramente possiamo dire che la letteratura giapponese non è così popolare in Italia quanto la letteratura americana, o sbaglio? Sì, Possiamo no, affermare. senz'altro, siamo in proporzione, credo che escano forse per 50-60 romanzi di letteratura anglo-americana, forse uno giapponese, siamo lì, quindi si parla di una nicchia, ecco, anche se poi per la letteratura asiatica, soprattutto l'Asia più lontana, forse per la giapponese, è appunto la letteratura più tradotta da noi negli ultimi 20-30 anni. Ultimamente c'è stato forse un ritorno alla letteratura asiatica in generale, un po' con il Pulitzer, Vietnam Nguyen, diciamo, forse sta ritornando un po', però nel concreto, nella vita reale, anche nella sua esperienza universitaria, vede magari un maggior numero di iscritti alle facoltà di giapponese o di letterature asiatiche, o è tutto invariato? No, Cresce anche allora diciamo l'interesse? che c'è i numeri si mantengono più o meno costanti da una trentina d'anni a questa parte, è cioè da quando ho cominciato a studiare io più o meno, quindi siamo più o meno a metà, fine anni 80, c'è stato il grande boom, quindi grande interesse verso il Giappone in particolare e soprattutto poi negli atenei dove si studia in maniera direi più approfondita la cultura giapponese, cioè Napoli, Venezia e Roma, gli iscritti, ecco, a quell'epoca lì, 30 anni fa, balzarono improvvisamente da 10-20 nuovi iscritti, matricole, improvvisamente a oltre 100. E poi il numero si è mantenuto costante, con insomma aumenti oppure diminuzioni davvero lievi, per cui ecco che siamo costantemente, considerando tutta l'Italia dove si insegna oggi giapponese, ogni anno ci sono occhio e croce, non vorrei esagerare, ma circa 400-500 studenti, 400-500 nuovi studenti di lingua e letteratura e cultura giapponese in tutta Italia, con numeri che sicuramente a Venezia, Napoli e Roma vanno a avvicinarsi o a superare i 200, mentre a Torino, dove insegno io, siamo oltre i 100 ogni anno, quindi 120-130. E come dicevo, c'è appunto da una trentina d'anni a questa parte, c'è stato il grande boom. L'esempio invece magari comparativo con la Cina, per il cinese negli ultimi anni c'è stato un grande aumento di iscritti, si è passati da 40, 50 circa di 20-30 anni fa, nell'ultimo decennio a superare anche i 100 mediamente negli atenei italiani dove si insegna lingua e cultura cinese. Però mentre per la Cina ci sono delle fluttuazioni abbastanza importanti, cioè c'è stato un grande boom 5-6 anni fa e poi c'è una leggera diminuzione. Per il Giappone, invece, per la lingua, la cultura giapponese, c'è davvero un dato costante che perdura perlomeno da fine anni 80. In lei invece, da che cosa è nato questo interesse per la lingua e la cultura giapponese? Ma diciamo che la mia passione principalmente era ai tempi del liceo per le lingue. Per le lingue e le culture lontane. E quindi, anche se all'epoca di libri e di romanzi giapponesi, cinesi, russi, tradotti in italiano ce ne erano davvero pochi, però io andavo a cercare proprio quelli. Perché avendo questa passione per le lingue, non so come alcuni colleghi traduttori, mi piaceva appunto anche a scuola media, al liceo, tradurre poesie, canzoni e così via.
quindi la passione è andata avanti e poi però non so nemmeno io per quale motivo poi ho un po' messo da parte le lingue più conosciute, inglese, francese e tedesco, e mi sono voluto avvicinare a queste lingue lontane. Sarà anche, dico, probabilmente il fascino per l'esotismo, per quei paesi che, per quelle culture che almeno 30 anni fa erano semi sconosciute, cosa che invece oggi non è più tanto vera, e poi probabilmente una parte, credo, un'influenza sulla mia decisione, sulla mia scelta, l'ha avuta senza dubbio, dico, anche la prima famosa invasione degli anime, quindi dei cartoni animati giapponesi qui da noi in Italia, perché io li guardavo, ricordo quando ero bambino, a 6-7 anni, quindi a metà anni 70, è proprio l'epoca quella della prima invasione dei cartoni animati giapponesi in Italia, quindi i famosi Gigrobo d'Acciaio, Goldrake, Mazinga, per usare i nomi, insomma i titoli così come li traducevamo noi qui in Italia. Beh, per fortuna dico che ha prevalso questa passione per la cultura giapponese, perché altrimenti oggi, chissà, non avremmo questo volume edito da Asia Sfere. Tra l'altro è curato da lei, giusto? La collana. Sì, Esatto. ok. Sì, diciamo che La mi è stata copertina è un'idea. bellissima, eh? La copertina è stupenda, non so. Sì, è una copertina che abbiamo scelto, poi ci divertiamo con l'editore Mauro Di Leo a scegliere le copertine come spermasiale, non è che abbiamo grandi mezzi a disposizione, però credo che come insomma, casa editrice piccola, diciamo, insomma, cavarcela. Andiamo avanti con mezzi davvero quasi artigianali, però abbiamo un bravo grafico, appunto l'editore. Ripeto, è un grande appassionato di letteratura, soprattutto di letteratura straniera, e quindi riusciamo, almeno speriamo, di dare un'offerta che sia degna. Certo, non possiamo competere con i grandi editori, ma cerchiamo di fare il nostro meglio. Già da diversi anni, da una decina d'anni, avevo questa idea in testa di riuscire a fare finalmente una collana che fosse dedicata, una collana narrativa dedicata solo alle letterature asiatiche lontane. Sappiamo bene che ci sono state, ci sono ancora delle collane eccelse di letteratura giapponese, per esempio, Mille gru di Marsilio, per citare forse l'esempio più importante, ma ce ne sono anche altri, ci sono editori che si occupano di letteratura asiatica in generale. Io avevo questa idea di fondare una collana di narrativa di letterature asiatiche lontane, quindi Giappone, Cina e Corea, perché si sa che sono le culture principali da quelle parti, ma anche poi Vietnam, Indonesia, per esempio, e soprattutto di dare a questa collana uno spessore sia divulgativo, ma anche abbastanza specialistico, e cioè dotando ogni volume, come ha visto, di una postfazione o di una introduzione, per cercare un po' di guidare, di aiutare il lettore che magari si avvicina per la prima volta o per le prime volte a questi autori, questi romanzi che sono un po' più lontani dalle nostre abitudini. E Asia Sfera è nata 5 anni fa, nel 2011, quindi anzi siamo quasi 6 anni fa, nel 2011, dopo il disastro, il triplice drammatico disastro di Fukushima, il terremoto del Tohoku, del nord-est del Giappone, lo tsunami. E allora da lì c'è stata la voglia, la volontà di fare qualcosa da parte nostra per il Giappone, e quindi il primo volume, scrivere per Fukushima, dedicato a autori e a racconti su quel tema, sul tema di Fukushima, del disastro di Fukushima, e soprattutto poi il coinvolgimento mio e di altri colleghi gratuito nel tradurre questi racconti e quindi nello sfornare, diciamo così, il primo volume che poi ha segnato l'inizio di questa collana. Bene, e adesso giusto per fare venire più curiosità ai lettori, invogliarli a leggere questo quaderno canguro, e se ci parla un po' di Abe Kobo, senza sviscerarlo troppo, anche perché, come dicevamo, c'è la postfazione al volume che è completissima e chiarisce molto. Però qualche, ecco, curiosità magari su, al di là della tecnica narrativa, diciamo il romanzo è molto particolare, no? Racconta di quest'uomo che si sveglia la mattina e si ritrova sul polpaccio, mi sembra, questo germoglio di daikon, giusto? La pronuncia. Esatto, Ogni volta che pronuncio una parola in una lingua che non conosco, mi viene in mente, quando una volta in una conferenza un dottore americano pronunciò Pushkin, Paskin, e allora ho paura sempre di fare. no, capisco, ma diciamo che però adesso una piccola parentesi divertente. Il giapponese incute timore quando bisogna pronunciarlo, perché chiaramente una lingua così lontana è, diciamo, considerata molto molto difficile. In realtà invece è tra le lingue lontane asiatiche quella che ha la pronuncia
meno difficoltosa, soprattutto per noi poi italiani, perché si pronuncia così come la leggiamo, nel senso che è una lingua sillabica e quindi non ha particolari regole di pronuncia, di fonetica. Ce ne sono poche, basta insomma imparare quelle e poi si pronuncia perfettamente o quasi il giapponese. È chiaro che poi se non si sa che la sillaba G di Genova e di Empoli non va letta G, ma va letta G, e allora si corre il rischio poi di dire Genji Monogatari e quindi così di rendere una grave ingiustizia al più grande romanzo della letteratura giapponese, che è il Genji Monogatari e non il Genji Monogatari. Però insomma basta appunto a sapere qualche particolare che si pronuncia perfettamente questa lingua. No, venendo al romanzo, l'autore Abe Kobo è un autore della generazione, ecco, diciamo dopo i modernisti, dopo i grandi modernisti come Kawabata, Tanizaki e Mishima, contemporaneo in realtà di Mishima, è il più importante insieme a Tenzaburo, è a metà strada per intenderci fra i grandi del Novecento che ho appena citato e poi gli autori che sono oggi più conosciuti da noi nel resto del mondo, anche come Murakami Haruki e Yoshimoto Banana. Rappresentano un po' quella generazione che in inglese viene definita molto bene di high modernist, quindi quegli autori che sono a metà strada fra modernisti e contemporanei o postmoderni, se vogliamo. È un autore che non ha avuto però purtroppo il successo che avrebbe meritato all'estero. Ha avuto molto più successo Oe Kenzaburo, anche grazie poi chiaramente al premio Nobel che ha ricevuto nel 94, ma Abe Kobo non è da meno e insieme a Oe Kenzaburo, insieme probabilmente a Endo Shusaku, sono i tre più grandi autori della generazione del dopoguerra, ecco, insieme allo stesso Mishima, che poi alcune volte viene per vari motivi accomunato più a Kawabata e Tanizaki, anche se poi della stessa generazione di Abe Kobo. È un autore che non ha avuto il successo che meritava, ma che è stato però abbastanza tradotto, anche in italiano. Forse quello che non gli ha reso giustizia è un po' la discontinuità nelle traduzioni dei suoi romanzi da noi, che sono avvenute mai con una certa e con una dovuta costanza. Sono stati tradotti a distanza quei 4-5 romanzi che abbiamo in italiano a distanza di vari anni, di diversi anni l'uno dall'altro, e quindi non gli hanno permesso poi di imporsi, sì, come sì, sarebbe stato più giusto per l'attenzione del pubblico, dei lettori, della critica anche direi. Il quaderno canguro è l'ultimissimo romanzo di Abe Kobo ed è poi stranamente quello più sperimentale. Dico stranamente perché di solito poi un autore giunto alla piena maturità, alla pienissima maturità e quindi all'ultima opera, alle ultime opere, tende di solito ad arrivare un po' a concludere, no? La sua opera letteraria con una sorta di summa. Invece Abe Kobo è come se fosse, come se avesse scelto e preferito di tornare indietro, cioè di scrivere un romanzo molto leggero che sembra scritto non da un settantenne, perché aveva quasi 70 anni quando ha scritto Il quaderno canguro, ma di un trentenne. È un romanzo che è proprio, secondo me, la bellezza di questo romanzo è che è pieno della sperimentazione, della vena sperimentale che può avere uno scrittore giovane, trentenne. E sì, quindi già sì, per sì, questo, secondo me, prende moltissimo. Non è un romanzo, anche lì in senso positivo, lo dico così detto, pesante. È un romanzo che si legge con una certa facilità e che, poi lo diceva spesso questo Abe Kobo, non va però studiato a fondo nella lettura, nel senso che non bisogna andare a cercare per forza poi significati, soluzioni nascosti dietro le righe, perché molto spesso lo stesso Abe ripeteva di leggere le sue opere o di guardare le sue anche poi pièce teatrali senza andare a voler fare per forza il lettore indagatore, cioè di leggerlo così come un flusso continuo. Sì. La trama che lei ha accennato è apparentemente, almeno inizialmente, anche molto divertente, perché poi è questo un romanzo pieno di black humor, come poi una delle caratteristiche questa di Abe Kobo, e che comincia con questo impiegato, un uomo comune. L'uomo comune è quasi sempre il protagonista delle opere, dei romanzi di Abe Kobo, che si sveglia una mattina e si ritrova con questi germogli di daikon sulle gambe, cresciuti al posto dei peli. Da lì inizia tutta un'avventura molto, molto surreale, molto onirica. In realtà, leggendo il romanzo, sembra quasi la sensazione di leggere un sogno. Sì, questa sì, è un'altra sì, caratteristica, no, dei romanzi di Abe, soprattutto di quelli sperimentali, poi dell'ultimo periodo. E insieme a questo protagonista, che viene poi a finire in una clinica dermatologica e viene poi messo su questo lettino d'ospedale, un lettino fantascientifico, avveniristico, e comincia questo suo viaggio nel sottosuolo.
In realtà è un viaggio nel sottosuolo che è però un viaggio verso gli inferi, perché vari indizi, no, nel romanzo ci fanno capire, ci aiutano a capire che in realtà questo protagonista, con questo lettino fantascientifico che va nel sottosuolo, in realtà sta compiendo un viaggio negli inferi buddisti ed è probabilmente lì poco prima poi della morte, è probabilmente un paziente colpito forse da una malattia mortale e che negli ultimi minuti prima della sua morte, quindi affronta questo viaggio fantascientifico, utopistico, un romanzo anche ricco poi di personaggi molto molto strani, l'infermiera Libellula chiamata sì, figlia di Dracula, Hammer di Kindler, un americano che fa ricerche strane sugli incidenti stradali, e quindi tanti altri personaggi che popolano come al solito i racconti, la fantasia di questo grande autore. È un romanzo molto bello secondo me perché oltre allo sperimentalismo poi c'è grande fantasia, quindi sono quei romanzi che possono essere letti come delle favole, come delle grandi avventure. Sì, sì, sì. E io oltre all'infermiera Libellula, che poi lui chiama anche Miss Prelievo, che è quella che poi gli effettua il prelievo appunto in clinica, poi parla di un dottore irrigatore, cioè lui non fa delle similitudini, o proprio stabilisce dei nomi, il dottore irrigatore, l'infermiera Libellula, la sacca della Flebo diventa direttamente un calamaro, e così via. Però è difficile riuscire, secondo me, forse per il tipo... il tipo di cultura, di educazione che abbiamo, il modo di studiare, non lo so, riuscire a evitare di scavare e vedere qualcosa dietro alle opere di Abelcovo, tipo la fuga sul lettino, questo lettino fantascientifico che lo porterà negli inferi. A me ha fatto venire proprio in mente, cioè io ci ho visto una fuga dalla metropoli, dalla città, forse, non lo so, se l'ha interpretato bene. No, senz'altro è così. Poi Abelcovo è un autore che tra l'altro poi usa ogni singolo vocabolo di proposito, evolutamente, quindi non scrive mai nulla a caso. Mm-hmm. Quindi è vero che la sua è una letteratura, soprattutto il Quaderno Canguro e i suoi romanzi che vanno dagli anni 70 in poi, molto basata sui sogni, molto onirica. Però in realtà è, io direi, iperrealistica, una scrittura iperrealistica che va proprio a insistere sul dettaglio per cercare di dare poi parvenza di realtà a qualcosa di completamente invece reale. E ci sono dei significati che poi chiaramente è anche abbastanza facile scoprire. I protagonisti molto spesso, come il protagonista del Quaderno Canguro, sono poi dei comuni impiegati alienati, no, dalla quotidianità, che cercano poi un'evasione della vita di tutti i giorni. Spesso ci sono deserti, ci sono muri nei romanzi di Abelcovo, proprio per sottolineare quella che è la difficoltà anche di comunicare con la società e tra gli stessi individui. Quindi è chiaro che poi si possono trovare tanti significati che sono molto spesso comuni a grandi poi autori anche assurdisti degli anni 50 e degli anni 60. No? Se si dice che Abelcovo, molto spesso lo si paragona a Kafka, si legge quando si parla di lui, si sente dire o si legge il Kafka d'Oriente, è proprio perché poi nelle tematiche generali va a più o meno cogliere quelli che erano i temi, gli argomenti preferiti degli scrittori assurdisti ed esistenzialisti degli anni 50 e 60. E lì c'è una linfa comune alla quale poi Abelcovo non è immune, perché tra l'altro poi le sue letture giovanili sono proprio basate su quei romanzi di autori surrealisti, come anche Sartre, per esempio, leggeva tanto Sartre, Kafka, Nietzsche. Queste sono le sue letture di partenza. E poi più avanti negli anni, Marquez, anche Gabriel García Márquez, ecco, per esempio, è stato un suo riferimento nella fase sperimentale, soprattutto, della sua letteratura. Ho detto questo termine diverse volte, quindi lo voglio spiegare, no? Perché la letteratura di Abelcovo si può dividere in due parti, essenzialmente, in due grandi periodi. Anni 50 e 60, il suo periodo esistenzialista, che va dai romanzi, racconti d'esordio, poco conosciuti da noi purtroppo, fino a La donna di sabbia, Il volto di un altro e La mappa bruciata, che sono i tre romanzi, sui tre grandi romanzi degli anni 60. Lì lui indaga e studia l'individuo e l'esistenza, la quotidianità, l'individuo alienato nella quotidianità, nella nostra società. Dagli anni 70 in poi c'è una grande svolta, abbandona
la fase esistenzialista e si dà allo sperimentalismo più puro. E negli anni 70 scrive L'uomo scatola, negli anni 80 e ancora negli anni 70 L'incontro segreto, entrambi sono tradotti in italiano, sia L'uomo scatola che L'incontro segreto, negli anni 80 L'arca ciliegio e negli anni 90, nel 91 Il quaderno canguro. Quindi scrive praticamente solo 4-5 romanzi dal 70 in poi, tutti caratterizzati da un forte sperimentalismo e soprattutto poi da queste trame molto molto oniriche. No, sono contento che abbia nominato Marquez perché era la domanda che volevo farle, però ho paura di dire una castroneria, perché a me leggendolo è venuto proprio in mente Marquez e tutto il realismo magico, un po' per questi anche elementi del folklore che sono frammisti alla, no, alla trama, compaiono continuamente anche nella descrizione di alcuni personaggi. L'opera, forse l'opera più famosa di Kobo in Italia è quella da cui è stato tratto il film, che è La Donna di Sabbia. Le chiedo per piacere, me lo pronuncia in giapponese il titolo originale della Donna di Sabbia? Sì, è Tsunano Onna. Tsuna che è sabbia, no, è il genitivo Onna, donna, la donna di sabbia. È stato tradotto in italiano il titolo così, letteralmente. È il romanzo più famoso di Abe Kobo, se non sbaglio può vantare anche il titolo di patrimonio letterario dell'UNESCO o qualcosa del genere, quindi rientra tra quelle opere che l'UNESCO considera tra i grandi tesori letterari dell'umanità. E non a caso c'è anche poi un bellissimo film che è stato tratto da questo romanzo di Teshigahara Hiroshi, il romanzo del 62, il film del 64, che ha avuto un certo successo a Cannes, ha avuto anche il premio della giuria in quell'anno, nel 64, e forse ha determinato poi il successo minimo che Abe Kobo ha avuto in quel decennio, appunto nei 60 e nei 70, al di fuori del Giappone, negli Stati Uniti e in Francia in particolare. Poi da noi invece è arrivato qualche anno, con qualche anno di ritardo, però già negli anni 80 La Donna di Sabbia è stata tradotta, poi L'Uomo Scatola a inizio anni 90 e poi altri due o tre ci sarebbe ancora da fare, ma vedremo se riusciamo poi a tradurre anche altri romanzi di questo autore. E poi volevo mettere ancora un po' l'accento proprio sull'ironia a cui aveva accennato, perché ci sono dei passi veramente divertenti, così surreali, ma anche nei dialoghi è divertente. C'è una scena dove l'infermiera, se non sbaglio, il dottore, no, il dottore, sì, l'infermiera chiede al protagonista di spogliarsi, affinché il dottore possa visitarlo. Allora poi il dottore effettivamente lo visita e il protagonista nota che il dottore rimane un po' turbato e chiede all'infermiera: ma le mie gambe sono davvero così orribili? E l'infermiera: che rimanga tra noi, ma a colazione il dottore ha mangiato natto, natto sì, Matto. con germogli di daikon. Caspita, mi dispiace. Cioè, ci sono un sacco di chicche nei dialoghi. I dialoghi sono molto divertenti, quindi secondo me è un motivo in più per cercare di abbandonarsi a questa lettura. E poi un altro elemento che ritorna spesso, soprattutto verso la fine, ho notato, ci sono un sacco di riferimenti sessuali. O meglio, cioè, in poche pagine, nell'arco di forse 10 pagine, ci sono due o tre erezioni, rapporti mancati. Questo elemento ho notato che ritorna tanto, e anche ritorna come dire, l'insinuazione da parte dell'infermiera nei confronti del protagonista. Dice: prego, vada al bagno, per esempio. Dice, lui risponde: ma questo è il bagno delle donne? E lei: sì, vabbè, ma come a insinuare qualcosa che sull'identità sessuale del protagonista? Non so se sono io tarato che cioè, ho visto queste. No, diciamo che forse probabilmente, questo lo si nota forse ancora di più nelle opere teatrali di Abe Kobo negli anni 70, un'insistenza particolare sugli aspetti fisiologici, no? In generale. Dell'individuo, quindi bisogni primari. Mi vengono in mente delle scene ripetute in alcuni suoi drammi degli anni 70, drammi teatrali degli anni 70, dove si vedono i personaggi in fila che fanno la fila davanti al bagno e si trattengono, facendo mille movimenti, mille gesti molto strani anche lì per poi risultare per scatenare l'ilarità del pubblico. E allo stesso modo questa riconquista
tentativo di riconquistare la sessualità perduta, con queste erezioni che molto spesso sono messe in primo piano sia nel quaderno canguro, come ha notato lei, e anche e soprattutto nell'incontro segreto. L'incontro segreto, Mikhail, un romanzo del 77, e anche quello, tra l'altro, poi mentre nel quaderno canguro c'è solo una parte iniziale che si svolge in ospedale, Mikhail per una buona parte ambientato in un ospedale labirintico, per andare alla ricerca di questa moglie che una mattina improvvisamente è stata prelevata senza motivo apparente da un'ambulanza. E pian piano, poi con l'andata avanti del racconto, si scopre che in realtà questo marito e questa moglie avevano poi perso l'interesse l'uno nell'altra, e quindi lui è alla ricerca, anche tramite poi questa ricerca in questo ospedale labirintico della moglie, in realtà cerca di riconquistare la sua sessualità e ha delle strane erezioni particolari che poi avvengono con, anche con una certa sorpresa, in modalità molto molto particolari che non sto qui a raccontare, ma che comunque sottolineano questo aspetto, diciamo, di voler dare una importanza da parte dell'autore a quella che è la nostra, diciamo, anche natura, quella che sono le nostre funzioni anche fisiologiche, per mettere proprio in primo piano l'individuo, al di là poi dell'individuo come essere pensante, ma neanche come semplice, insomma, macchina umana, nel senso di un essere vivente che deve poi pian piano riscoprire le sue funzioni fisiologiche per riappropriarsi poi pian piano di una certa individualità, di una certa personalità. Un'ultima curiosità riguardo al romanzo e poi le farò l'ultima domanda invece un po' sul suo mestiere. Il romanzo scorre, si viaggia con il protagonista, poi non mi ricordo più a che pagina era, sì, diciamo più o meno a metà romanzo, si legge questa frase: separarsi da un figlio è molto più difficile che separarsi da un genitore. In questo, per esempio, i canguri sono fortunati. Per loro non esistono questioni come la devozione e l'amore per i genitori. E io a questo punto del romanzo ho ricordato il titolo del libro, ho detto il libro canguro. Il canguro viene nominato praticamente all'inizio del romanzo, poi scompare la figura del canguro, ritorna a metà e poi, se non sbaglio, non viene più nominato, non mi ricordo adesso, ma mi sembra di no. Quindi ho detto, ma perché il quaderno canguro, questo titolo? Sì, il titolo è strano in realtà, a differenza di, adesso a memoria, più o meno tutti gli altri titoli di romanzi, almeno quelli principali di Abbe Cobo, è quello forse più enigmatico, più sfuggente, ma forse sia la caratteristica del canguro come marsupiale, e quindi questa possibilità poi di avere una tasca e di mettere poi qualcosa dentro di sé, e quindi questo quaderno canguro come voler forse indicare la possibilità di immagazzinare qualcosa dentro di sé, perché si immagina questo quaderno che ha una tasca e poi un'altra tasca all'interno, e così via, quindi questa possibilità di inserire all'infinito qualcosa all'interno di un'altra cosa. Un Doraemon, mi viene in mente il cartone animato Doraemon avanti. Poi tra l'altro in varie interviste non viene mai citato questo aspetto, perché in realtà forse non c'è poi un motivo così forte per cui si è deciso di questo titolo. Il quaderno canguro, questa invenzione, no, che il protagonista sottomette all'attenzione dei suoi superiori, lui lavora per una ditta, si intuisce, non viene mai detto precisamente, però lavora per un'azienda, per una ditta di materiale, appunto, di cartoleria, insomma, di quaderni, eccetera, eccetera. Quindi lui ha questa idea di proporre al suo superiore questo quaderno che ha una tasca che può contenere poi all'interno un altro quaderno. Sì. È l'unico, diciamo, riferimento più o meno diretto al titolo, quindi da lì il quaderno canguro. C'è questo quaderno che ha una tasca che può avere dentro di sé un altro quaderno e a sua volta così andando avanti più o meno all'infinito. Forse sono anche le storie. Quindi immagazzinare qualcosa dentro un'altra cosa all'infinito. Sì, forse fa venire anche l'idea in mente, l'idea di storie che contengono storie, un po' come una matrioshka, no?
Sì, Chissà, sì, sì, poi. sì. Invece riguardo proprio al suo lavoro di editor, l'ultima domanda poi la lascio al suo lavoro. Quali sono le qualità che deve possedere un romanzo giapponese contemporaneo, diciamo, per catturare la sua attenzione e convincerla ad acquistarne i diritti, diciamo, o fare di tutto per Sì, allora, averli? cioè, voglio precisare che io non mi occupo in realtà in primissima persona di questo processo di acquisto dei diritti. Come traduttore consiglio, però, gli editori con cui collaboro di più, e poi la collana di Asia Esperti, che citavamo prima in maniera un po' più diretta, cerco di indirizzare un po' gli editori, Sì, sì, no? sì. Verso romanzi che potrebbero essere, secondo me, che possono avere queste possibilità, ma magari di meno successo qui da noi. È molto difficile, è molto difficile, non c'è una regola, non ci sono regole. Ha successo meglio, diciamo, meglio successo un romanzo che magari non te l'aspetti, invece un romanzo che magari tu ritenevi questo romanzo qui venderà tantissimo, ha successo, invece poi finisce per essere quasi un fallimento, quindi è molto difficile intuire i gusti del lettore. Io cerco in un romanzo giapponese contemporaneo la qualità al di là del genere, ecco, non è che non mi fermo su un genere o l'altro, mi piace la letteratura a 360 gradi, però la qualità innanzitutto è l'originalità, quindi un romanzo che dica qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto. Quindi sono i romanzi che propongo io agli editori e che poi spero ovviamente di tradurre. È chiaro che poi ci sono anche editori, soprattutto quelli più grandi, diciamo, che preferiscono poi invece vedersela da soli, e quindi affidandosi poi ad agenti letterari italiani, ma soprattutto stranieri, europei, cercano poi, vanno alla ricerca di romanzi che secondo loro, a loro avviso, possono avere successo. Quindi io lì non c'entro nulla e mi limito, quando poi il romanzo mi piace, a tradurlo. Quindi ecco, le due cose sono, diciamo, separate. Sono quei Separati. romanzi che propongo io. E, diciamo, riassumendo, sintetizzando, romanzi che devono avere una certa qualità e originalità, e poi romanzi che invece mi limito a tradurre per quanto, ecco, mi piaccia la storia e così via, ma dove non intervengo dal punto di vista dei suggerimenti dati all'editore. Perfetto, e allora intanto noi oggi abbiamo consigliato il quaderno canguro con la traduzione del professor Coci, la postfazione del professor Coci. E speriamo che possa piacere a tutti, così come è piaciuto a me, diciamo, e come è piaciuto a voi che l'avete pubblicato. Ricordiamo Asia Sfere, la collana. Grazie mille per il tempo che ci ha dedicato e a risentirci presto, spero, con una nuova opera che vorrà Grazie, proporci. grazie molto. Ricordo solo che Asia Sfere è la È la collana e collana, sì. l'editore Atmosfere Libri. Atmosfere Libri, Atmosfere Libri di Roma. esatto. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie mille.